buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti a TG Flash. Da oggi, 24 dicembre, l'Italia è tutta zona rossa. Entrano in vigore i divieti di Natale e cominciano così 4 giorni di forti limitazioni varate dal governo con l'obiettivo di contenere i contagi del coronavirus. Sono chiusi bar e ristoranti, mentre è consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. Chiusi anche i negozi, ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie. Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino casa ma con la mascherina e si potrà fare attività sportiva ma da soli. Sarà necessaria l'autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. Sono 14.522 i nuovi positivi al coronavirus e 553 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Con le 553 vittime delle ultime 24 ore, l'Italia supera la soglia dei 70.000 morti per il Covid-19 dall'inizio della pandemia, che raggiungono i 70.395. Secondo i dati del Ministero sono 175.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, in aumento rispetto a ieri di circa 9.000 tamponi. Il tasso di positività ai test è pari all'8,3%, in leggero aumento rispetto all'8% di ieri. E ancora il Covid, adesso il punto sulla situazione per quanto concerne la regione Campania, cala la curva dei contagi in regione. Sono 1.067 i positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 18.426 tamponi. Il rapporto positivi test è sceso al 5,79% rispetto al 7,76% precedente. I deceduti sono 19, 11 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 2.360, invece per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, indica 107 posti letto di terapia intensiva occupati su 656 disponibili. Invece per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, sono 3.160. Il sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, si è rivolto alla popolazione locale annunciando un'importante novità per quanto riguarda il giorno 27 dicembre ed augurando a tutti un felice Natale. Ascoltiamolo in questo servizio. Mancano poche ore al Natale, un Natale difficile in quest'anno in cui è mancato il pezzo del piacere e ci sarà invece quel pezzo cristiano che ci deve fare pregare di più e ci deve far dimenticare anche quella che è stato un anno difficile, l'anno della pandemia, l'anno del Covid-19, l'anno delle sofferenze, l'anno delle tante persone morte, l'anno delle tante persone che hanno sofferto per questo male invisibile che ci circonda. C'è ancora un'emergenza Covid, c'è ancora una tensione preoccupante anche in città, ci sono tanti casi ancora positivi, c'è ancora la catena dei contatti che continua positiva, però c'è una bella notizia. Ed è la notizia che vi volevo dare. Oggi sono stato nell'azienda ospedaliera di Caserta, sono andato a visitare il luogo dove ci saranno le vaccinazioni, sono andato a visitare il nuovo pronto soccorso, sono andato a visitare il luogo del Covid, del modulare Covid-19, dove c'è la terapia intensiva, dove stanno salvando tante persone. Ebbene, la notizia è che domenica alle ore 10, iniziano i nostri eroi, i nostri angeli a somministrare vaccini a ben 100 persone. I primi 100 saranno tutti operatori sanitari, tutti quelli che lavorano vicino al Covid. Dobbiamo prima tutelare loro, devono essere tranquilli che stiano bene. Fra 21 giorni dovranno fare la seconda somministrazione. Però siamo partiti, c'è un centro vaccinazioni straordinario, ben 5 stanze che accoglieranno poi successivamente tutte le categorie che a mano verranno richiamate per poter avere la possibilità di vaccinarsi e salvarci dal Covid-19, salvarci dalla pandemia. Questo sarà uno sforzo importante, io quando toccherà il mio turno lo farò anch'io, dobbiamo vaccinarci tutti, questo è il momento di fare una battaglia. Ma la battaglia la facciamo insieme. Sapete che noi come amministrazione abbiamo investito molto sulla sanità,
riparte il Policlinico di Caserta, abbiamo autorizzato l'ampliamento dell'ospedale, finalmente realizziamo la radioterapia, finalmente realizziamo dei servizi fondamentali, soprattutto adesso, ben il 30 dicembre, andiamo in Consiglio Comunale e approviamo l'ampliamento del pronto soccorso, approviamo una riqualificazione di una palazzina importante in ospedale, investiamo sul nostro ospedale, investiamo sulla salute della nostra comunità. E allora io vi chiedo, rispetto a un investimento fatto dalla Regione Campania che ci ha dato più di 30 milioni di euro, un investimento dell'amministrazione che lavoriamo tutti i giorni per poter migliorare le nostre strutture sanitarie, un investimento che ha fatto l'azienda ospedaliera, investendo su risorse, su competenze, sono arrivati tanti nuovi medici, sono arrivate tante nuove strutture, riqualificazioni in campo, noi adesso dobbiamo essere seri. Dobbiamo utilizzare il buon senso. Domani è una giornata particolare, siamo zona rossa, non uscite da casa e costruiamo il futuro. Tanti auguri a tutti i casertani. Restiamo a Caserta, l'ASL della terra di lavoro ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento riguardante l'andamento della curva pandemica da coronavirus. Nella giornata del 23 dicembre si certificano 140 nuovi positivi, 2 deceduti e 264 guariti. I tamponi processati sono stati 2.211 per un tasso di positività in discesa pari al 6,3%. La città che fa registrare il maggior numero di cittadini attualmente positivi è Aversa con 406, seguita da Marcianise con 337 e da Caserta con 276. Ed Aversa continua l'amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Golia. Andiamo avanti con grande senso di responsabilità. Una parte del Consiglio Comunale ha votato a favore del riequilibrio di bilancio, permettendo all'amministrazione di andare avanti. Li ringrazio per questo atto di amore verso la città che in questi giorni ci chiedeva con forza di non mollare. Lo chiameranno inciucio, proveranno a mistificare quanto è avvenuto oggi in aula, ma la verità è che non potevamo permetterci di affidare Aversa all'ennesimo commissariamento, soprattutto in un momento delicato come questo. Lascio a loro il politichese, noi abbiamo del lavoro da fare per il bene della città ed è ciò che non abbiamo mai smesso di fare. Ogni giorno, tutti i giorni, per la nostra amata Aversa. E al netto di ciò, oggi è un bel giorno per la nostra città. Il comune ha ricevuto le chiavi del bene confiscato in via Madonna dell'Olio. Adesso apriamo una nuova pagina per l'amministrazione cittadina, ma sono certo che con il vostro supporto, con la collaborazione ed il confronto, vinceremo tutte le sfide che la complessità di questo tempo ci pone di fronte. Conclude così Alfonso Golia sui canali social. E adesso cambiamo argomento, è il momento dello sport. Dopo la bella notizia dell'annullamento della sentenza su Juventus-Napoli, sicuramente Gennaro Gattuso sperava di poter concludere in maniera migliore il 2020 della sua squadra rispetto allo scialbo 1-1 maturato nella partita casalinga di ieri sera contro il Torino. Certo, la situazione con cui i partenopei arrivavano all'incontro non era esattamente delle migliori, ma contro l'ultima in classifica e la peggior difesa del campionato, qualcosa in più era lecito aspettarsi. E invece, se non fosse stato per il destro vellutato di Lorenzo Insigne al secondo minuto di recupero, sarebbe maturata addirittura una sconfitta. Ecco perché, intervenendo nel post partita con delle dichiarazioni significative anche sul suo stato di salute, il tecnico Gattuso non si è vergognato a dire che si tiene stretto il punto. Siamo arrivati scarichi, stanchi con tanti giocatori assenti. Ce lo tiriamo stretto questo pareggio. Bisogna capire in che condizione arrivavamo a questa sfida. Gli ultimi 10 giorni non abbiamo gestito bene le energie perché sono mancati dei giocatori importanti. Quando per 4 mesi si gioca ogni 3 giorni ci sta. Ci teniamo stretto il pareggio e andiamo avanti. Anche io da 10-12 giorni non sono me stesso. Voglio fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura, che hanno qualcosa di strano e non si vedono belli davanti allo specchio. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Questo penso che i ragazzi in questi 10 giorni lo hanno sofferto. Ma sono vivo, ho sentito in giro che sono morto, che avevo pochi mesi di vita. Invece no, tranquilli che non muoio. Ho una malattia immune, si chiama miastenia, da 10 anni. Questa è la terza volta che mi prende e a questo giro mi ha beccato forte. Ora non sono bello da vedere, ma tranquilli che passerà anche questo. E adesso il punto per quanto riguarda il Benevento, un 2020 cominciato con la promozione in Serie A al termine di una cavalcata incredibile e che si chiude con una classifica di tutto rispetto nella prima categoria del calcio italiano.
La formazione allenata da Filippo Inzaghi soffre, ma alla fine ieri sera è tornata a casa dalla trasferta di Udine con 3 punti che rischiano di diventare cruciali nell'economia del campionato. Segna prima Caprari, poi Letizia chiude i giochi nel secondo tempo, atterrando i friuliani subendo molto poco in difesa. Filippo Inzaghi può così godersi una classifica che era difficile immaginarsi migliore a questo punto della stagione. Sono 18 i punti che quindi rendono il Benevento la migliore tra le neopromosse in Serie A e che soprattutto avvicinano il traguardo salvezza. Al momento, infatti, il margine sulla zona retrocessione è di 8 punti. E con lo sport, con il Benevento, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.